Ciao a tutti, benvenuti, bentornati in un mio nuovo video. Oggi ne approfitto, ho fatto un video poco fa e ho un attimino di tempo, quindi ne approfitto per farne un altro, per questo mi vedete truccata e vestita nella stessa maniera. Non so se per voi funziona così, ma per me sì, quando finisco un prodotto provo una soddisfazione immensa. Cioè sono proprio felice, sento la felicità di aver finito un prodotto, dico wow, l'ho finito. Sarà magari perché tendo a comprarne parecchi, quindi poi li vedo tutti lì e penso, non so, magari di comprarli e non arrivare a finirli, no? E quindi quando arrivo a terminarne uno penso, vai, l'ho finito. Non so se per voi è così, fatemi sapere. Allora, il primo che vado a prendere è per i capelli, un prodotto Hair Care, di Garnier, Fructis di Garnier, Hair Food alla papaya ed è una maschera riparatrice. Allora, a parte il profumo, vabbè, è vuota, ma ancora si sente il profumo eccezionale. Questa è la mia preferita perché lascia i capelli morbidi e profumati per molto tempo e poi dura tantissimo, quindi questa la consiglio. Io utilizzo questa al posto del balsamo, non utilizzo il balsamo, faccio lo shampoo e poi metto questa. Ci sono tre modi per poterlo utilizzare. Si può applicare come balsamo dopo lo shampoo, lasciarlo in posa circa 3 minuti e poi risciacquare come maschera, e si può applicare anche sui capelli asciutti e bagnati senza risciacquarlo, quindi questa la consiglio. La profumazione che preferisco tra tutte è questa alla papaya, ma anche le altre sono gradevoli. Questa resta più a lungo sui capelli, quindi questo è uno dei prodotti che ho finito. Ve li faccio vedere così finalmente svuotiamo. Poi questo qui è Pinedural, è uno spray che serve appunto per proteggere i capelli durante l'asciugatura. Io l'ho trovato in una mystery bag con un acquisto che ho effettuato sul sito di Pink Panda. La profumazione è meravigliosa, ma non mi è piaciuto moltissimo perché appiccica un po' i capelli. Probabilmente io non li metto in piega, cioè non li stiro con la spazzola del phon, quindi probabilmente può essere dipeso anche da questo, però ne ho un altro o altri due, non mi ricordo, sempre comunque non acquistati, ricevuti in regalo, li utilizzerò ma non lo acquisterò, se dovesse capitare non lo acquisterò, quindi questo sa di, non lo so, è dolce però, mirtilli, frutti di bosco. No, 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 di uva, di pesca, è fruttato comunque, sì, il profumo. Questo è il mio shampoo preferito. Io utilizzavo solo questo, solo che sto avendo difficoltà, è della Fructis di Garnier, all'acqua di cocco più agenti purificanti. È per la cute grassa e le punte secche, quindi per me che ho i capelli grassi tendono ad ingrassarsi più velocemente alla radice e poi il resto no, quindi questo per me era fantastico, solo che sto avendo difficoltà a reperirlo nei vari negozi, però sì, questo è il mio preferito, il profumo è meraviglioso, anche di questo si sente, è dolce, molto dolce. E resta lungo sui capelli, quindi questo spero di ritrovarlo perché utilizzo questo. Poi questo è il mio gel detergente preferito in assoluto. Con questo detergo il viso la mattina e mi strucco anche. È della Revolution ed è in gel. L'odore è gradevole, blueberry e goji berry. Con glicerina idratante, antiossidanti, estratti antiossidanti di blueberry e goji berry. Questo è quello che utilizzo sopra tutti,
soprattutto utilizzo questo. Poi questo gel detergente all'aloe l'ho trovato nel calendario dell'avvento di Bottega Verde. Allora, secondo me è molto adatto per chi vuole un detergente molto delicato, non fa schiuma e sì, è veramente molto delicato. Io preferisco sentire l'effetto della detersione non appena finisco di lavarmi la faccia. E con questo è come se mi lavate la faccia con l'acqua, senza detergente. E il profumo è di aloe. Questo non penso che lo ricomprerei, ecco. Poi, allora, questo siero di Garnier era un siero, qui dice, rimpolpante con glicerina, col 3% di glicerina, acido ialuronico e aloe vera. Idrata intensamente e rimpolpante. Allora, idratante, l'ho trovato idratante, però rimpolpante devo dire che io questa azione non l'ho vista. Devo anche dire che comunque non l'ho utilizzato costantemente, cioè tutti i giorni l'ho utilizzato, cioè nel periodo in cui ho utilizzato questo, ho utilizzato solo questo, ma non tutti i giorni. L'idratazione l'ho vista, questo è un altro prodotto finito. Poi, ovviamente, questo è il mio prodotto preferito, unico e solo, gel per fissare le sopracciglia. È finito, che ve lo dico a fare. Qua ho l'altro, l'ho ricomprato, ho un altro backup. Quindi questo finito lo ricomprerei e lo ricomprerei e lo ricomprerei. È trasparente, è un gel trasparente. Profuma leggermente di frutti di bosco, frutti rossi. Io lo trovo efficace, lo trovo funzionale. Quindi finito e ricomprato. È di Essence. Poi questo correttore l'ho acquistato sul sito di AliExpress. Devo dire che quando l'ho acquistato non l'ho utilizzato spesso perché non riuscivo a coprire le mie occhiaie, ma ho trovato un utilizzo eccezionale per questo correttore perché è molto idratante, era molto idratante, per cui non evidenziava le linee, ma non riusciva neanche a coprire l'occhiaia. Quindi io l'ho utilizzato per illuminare. Sopra il correttore e andavo a coprire le occhiaie, utilizzavo questo per illuminare la zona e per quest'uso è stato eccezionale perché non appesantiva la parte del contorno occhi e non evidenziava ulteriormente, non andava a segnare le linee. Quindi questo io lo consiglio, se cercate un correttore per illuminare la zona, io questo lo consiglio. Lo trovate sul sito di AliExpress. Poi, come ultimo prodotto finito, c'è questo qui di Revolution. È un siero. Ok. Che contiene il 15% di niacinamide. Ora, dice formula super forte. Il claim diceva che appunto aiuta a ridurre le discromie che sono presenti sul viso, le macchie che sono presenti sul viso. E io non ho notato un grande cambiamento. Quindi questo è l'ultimo prodotto che ho finito. Fatemi sapere se anche voi avete utilizzato o state utilizzando qualcuno dei prodotti che ho finito e come vi siete trovati, perché magari con un'altra tipologia di pelle ci sono dei prodotti che funzionano più o meno, appunto, la funzionalità individuale, l'effetto anche. Quindi fatemi sapere se avete utilizzato qualcuno di questi prodotti o state utilizzando qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovati. Per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video, vi auguro una buona giornata. Ciao!